amici di On TV e TRG, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi. Ternana coglie una vittoria fondamentale oggi con il Cosenza, 2-0, stiamo registrando di sabato sera. La Ternana ha giocato questo pomeriggio le 2, una bella partita, una bella Ternana che nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora è riuscita a trovare addirittura il gol del raddoppio, era già in vantaggio quando è stato espulso Defendi. E ha portato a casa 3 punti che, oddio, se non danno una salvezza matematica, ne danno una buona fetta oggi. Dicevamo, Ternana in 10 per un'espulsione francamente eccessiva, per quello che abbiamo visto. Per carità, termini di regolamento, proprio al limite ci può anche stare, perché è un gesto di reazione, seppur non violento, perché l'ho visto e rivisto il replay, gli dà un pugnetto su una spalla e poi... Poi l'attaccante del Cosenza fa una sceneggiata degna del peggior Mario Merola, dopodiché ha preso un'ammonizione Proietti per un fallo inesistente perché prende palla piena e sarà squalificato, ecco, per la prossima partita. Queste sono le note negative, mi viene da dire. Per il resto solo note positive, perché abbiamo rivisto in campo Parti Pilo, guarito quindi dal Covid. Abbiamo rivisto in campo Donnarumma per quasi tutta la partita e ha fatto il suo, segnando il gol del 2-0. Ha fatto anche un altro, è stato annullato giustamente, per carità, per fuorigioco, e ne ha sfiorato un altro ancora. Una Ternana che un pochino ha sofferto, è vero, perché in inferiorità numerica il Cosenza ha provato a dire la sua, ma caro Gigi, buonasera Gigi Manini, buonasera Gianni Giardinieri. Ciao Enrico, buonasera. Mi sento di dire che è stata molto più vicina la Ternana a fare il terzo che non il Cosenza ad accorciare, perché se togli una parata di Iannarilli, non c'è stato, cioè poi il portiere nostro non ha dovuto fare più niente per tutta la partita. Sì. Questo è quello che dicono i fatti. Io poi, tu sai, noi abbiamo una visione un po' sfalsata dell'enfasi della partita, che tu la vivi dallo stadio, io dalla mia camera, però oggettivamente se tu vai a guardare, Iannarilli ha fatto una parata sul 2-0 bella, ma poi non ha corso un rischio che sia uno, sì, c'è stata qualche azione, ma non da dire oddio ecco il gol, mentre la Ternana di gol ne aveva fatti altri due, sì, annullati per questione di centimetri, e ne aveva sfiorati in un altro paio, uno con Bartipilo, uno con Mazzocchi, che posso paragonare e poi alle occasioni del Cosenza, che secondo me erano anche inferiori. Ma sentiamo come l'hai vista tu. Come l'ho vista? Intanto sono d'accordo su tutta la prima parte del tuo discorso, insomma, no? La Ternana ha un po' sofferto, ma era inevitabile, ha giocato in 10 per più di 60 minuti, ha colto il secondo gol in modo disperato, tutti dopo l'espulsione ho sentito dire subito adesso perdiamo, insomma, in 10 si gioca a calcio, non è la prima volta che si vince. Quindi infatti questa è la dimostrazione, nella ripresa abbiamo un po' sofferto, ci sta, la parata di Iannarilli è una sola decisiva con un colpo di reni, però il Cosenza si è divorato 2-3 occasioni grosse a tu per tu col portiere, svirgolate anche brutte, che insomma possono anche testimoniare il fatto però che il Cosenza in effetti... Attenzione, la più clamorosa di quelle che citi tu era fuori gioco. Sì, può essere, però insomma... No, può essere, però, insomma, io ho i supporti... Nel primo tempo è stato annullato anche un gol al Cosenza che sul 2-0... Il secondo. All'inizio della ripresa, scusa, dopo 3 minuti, e lì avrebbe un pochino riaperto la partita, loro allora, in 11 contro 10. Sì, quindi, Gigi, scusa. Ma questo non è per. Non no, è che dobbiamo passare. Scusami, tu sì, dici, hanno hanno annullato un gol per fuori gioco a Cosenza, vero? Hanno annullato 2. Me l'hai detto, no? L'hai detto. Dico, quindi va un po' a pareggiare questo, nel senso che tutti giusti, sia quello del Cosenza che tutti, i nostri. Tutto è giusto. Assolutamente. Ma al di là, poi secondo me quello che conta è altro, quindi è che con questi 3 punti in una partita che temevamo anche molto, no? Forse anche troppo, ci siamo messi quasi al sicuro, il che è fondamentale. La Ternana ha ritrovato in parte il suo gioco, oggi ha giocato anche prudente, con un modulo di gioco abbastanza inedito per noi, che però secondo me ha funzionato anche abbastanza bene, poi dopo ci siamo trovati in 10, è stato modificato più volte con le sostituzioni, ma insomma alla fine ha vinto e ha anche meritato, no? Col Pordenone avevamo detto salviamo solo il risultato, la squadra ha giocato male, oggi non è che ha brillato, però insomma mi pare che si possa dire tranquillamente che ha meritato la vittoria, ci siamo un pochino riscattati della brutta sconfitta del giorno d'andata che tanto ci è costata. Secondo me un altro dato salente della giornata sono le parole di Lucarelli alla fine della partita,
insomma, qualche dubbio sulla sua permanenza l'anno prossimo l'ha fatta trasparire, poi magari ne parliamo. Per il resto guardo la classifica, ti dico la Ternana con 37 punti, la quota salvezza ancora non l'abbiamo terminata, ma secondo me 42 sono sufficienti, quindi mancano 9 partite, dobbiamo fare 5 punti. A questo punto le due partite più stuzzicanti sono le ultime due, no? Perugia e Ascoli, che sono in piena lotta per i playoff. Mi aspetto due belle partite da parte nostra, speriamo di affrontarle con la formazione al completo, a parte Falletti, e anche questo è un dato oggi importante. Abbiamo visto Cesare già senza Stambelle, ci ho parlato dopo di e quindi questa è un'altra nota positiva. Direi che dopo oggi, e concludo, siamo tutti molto 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 più tranquilli. Beh, ha parlato di Cesare, no? Per chi ci ascolta diamo qualche informazione. Oggi ho parlato con Cesare alla fine della partita, 5 minuti, mi ha detto che sta bene, addirittura portava il tutore, mi ha detto ma non tanto perché non posso camminarci senza, posso camminare senza, anzi, però aveva solo paura di prendere qualche colpo, sai, quando scendi le scale dagli stinti, no? Che magari... E camminava abbastanza sciolto, cioè quanto tempo è che è operato? 15 giorni, insomma, veramente ha fatto senza stampelle, quindi bene. Per quanto riguarda la partita, io la scorsa volta, dopo quelle tre ultime, no, in cui avevamo fatto delle prestazioni veramente brutte, a parte la vittoria col Pordenone, che comunque molto fortunosa, avevo detto voglio vedere una squadra che gioca con cinismo, una squadra di Serie B e che mette tanta grinta e determinazione. Beh, oggi direi che a partire da quello che dicevi tu, Gigi, cioè il modulo, quindi questa formazione con un 3-5-2 molto attento e poi l'atteggiamento soprattutto, perché ieri il mister alla fine della conferenza stampa mi aveva confidato, guarda, cioè domani li aspetteremo perché voglio fare una partita d'attesa per far giocare il Cosenza, perché loro sono molto bravi nelle ripartenze con quei due giocatori veloci, sì. Però diceva quando gli lasci magari la palla da gestire e da impostare sono una squadra, come dire, alla portata. E difatti siamo partiti così, cioè non abbiamo fatto la solita sparata iniziale, no? Sprombattuto, abbiamo un po' attesi, abbiamo colpito al momento giusto e poi abbiamo fatto una gestione molto ordinata della partita, soprattutto, come ha detto anche Lucarelli, quando siamo rimasti in 10. E poi la cosa veramente che mi è piaciuta molto, poi un'ora fa abbiamo detto anche in conferenza stampa, la sua gestione anche del dopo, no? Cioè poi parleremo, come dice Gigi, invece delle dichiarazioni sulla sua permanenza, ma quello che è stato interessante è che lui ha detto io ho lasciato le due punte davanti perché non volevo chiudermi come era successo in altre situazioni, quindi anche coraggiosamente abbiamo giocato con due centrocampisti, ha abbassato Kutsubias praticamente a fare il quinto di difesa, faceva un po' indietro, un po' avanti, ma soprattutto giocavamo con Agazzi che ha fatto un'ottima partita e Palumbo e poi due punte, e quindi questo ci ha consentito, a parte poi l'ingresso di Sazzano alla fine, di giocare una partita comunque in cui, come ha detto Enrico, ci hanno annullato due gol, quindi con la possibilità concreta di fare anche io il terzo. Io ribadisco, secondo me siamo andati più vicini noi a fare il terzo, sì, che loro il primo. Ma questa, secondo me, non so se condividete, è una di quelle partite da squadra della Serie B. La squadra della Serie B, cinica, che invece non avevamo visto nelle altre gare, quelle partite che tu porti a casa quasi col minimo sforzo, che però ti danno tre punti pesanti, autostima, fiducia. Adesso vai a Como. Prima Enrico diceva fuori onda, è un pareggio scritto. Sì, è vero, però stai a 9 punti dai playoff e a 12 dai playout. Giochi tranquillamente, teoricamente, non è che ti serve il punto. No, ma anche perché voglio dire, il Como oggi ha raccapezzato un pareggio negli ultimi minuti col Pordenone, che non vince una partita. Sulla carta siamo superiori, però poi... Che veniva da 7 sconfitte consecutive, insomma. Che poi però ha perso tante partite il Pordenone, ma l'abbiamo visto anche a te, l'ho visto anche... Sì. No, spesso non merita, no? Anche oggi, tu mi dici, io non ho visto quando ha pareggiato il Como... Forse stava portando a casa sta vittoria. Io sono uscito che era l'80esimo. Ecco, appunto. Stava 1-0 ancora. Appunto, quindi non diciamo non sono neanche fortunati, no? Quando più stato... o meno. No? Comunque, quando insomma, il Como l'ha portata. Fatto di zona gol, un gambo 80esimo, un anno 75, dipende. Cioè, comunque, secondo me, sulla carta, nonostante le assenze, qualche assenza che abbiamo, siamo comunque superiori. Poi, insomma, a questo punto ce la giochiamo. Io questo dico perché il pareggio serve a poco a tutte e due, no? Nel senso che sì, un punto sì, però. Tu prima hai detto una cosa, no? Hai detto una partita che temevamo forse più del dovuto. E io, se ti ricordi,
la chat nostra della trasmissione dopo un quarto d'ora, ho detto se fossimo appena appena in fiducia con questi gliene faremmo tre in 5 minuti, perché è una squadra oggettivamente, il Cosenza è una squadra debole, si è visto, non è un caso che sta lì con quei pochi punti, e ripeto, solo il fatto di non essere particolarmente in fiducia di questa Ternana poi è rimasta in 10, no? Magari poteva anche poi è rimasta in 10 perché secondo me oggi finiva tanto a poco, 11 contro 11. Comunque questo sarebbe servito solo a fare statistica, perché alla fine 3 punti col 2-0 o col 5-0 sempre 3 sono, e bene così, scusate, ma sono, non so se si sente questa voce vagamente alla mandaliere, ma sono un attimino raffreddato, direi andiamo in pubblicità visto che oggi la facciamo un po' più breve. Ci rivediamo tra poco. Un negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia la cucina si chiama Lube. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. Ti aspetta per l'inaugurazione della nuova profumeria. Un reparto tutto nuovo, con tante promozioni, sconti e gadget speciali. Vieni a scoprire Teodoro e tutte le proposte di profumazione Mami per la casa, il bagno e il bucato. Le lampade catalitiche Lambergé, un'infinità di candele profumate ed il nuovo diffusore portatile Moveo, con le fragranze dedicate mille fiori. Inaugurazione della nuova profumeria Spazio Verde, sabato 12 e domenica 13 marzo e sabato 19 e domenica 20 marzo. Da Spazio Verde Garden Village, in strada di Marattabassa 91 a Terni. Eccoci tornati dalla pubblicità. Gianni, qualcosa sulla tattica di oggi? Non ho avuto tempo per fare niente, però possiamo a voce, sì, come dicevo prima, inedita formazione della Ternana col 3-5-2, proposto Celli, tra l'altro braccetto di sinistra, come si dice adesso, proprio perché con la sua velocità, no, poteva tenere testa ai due attaccanti avversari. Secondo me sono andati bene anche i due esterni, Defendi per quello che ha giocato, ma anche Martella, che l'ho visto in ripresa, e poi davanti Partipilo e Donnarumma, tra l'altro sulla stessa linea, quindi neanche uno dietro l'altro, ma proprio giocavano 3-5-2 puro la Ternana. Poi, come hai detto tu, secondo tempo, stante l'espulsione, fin da, anzi, gli ultimi 15 del primo, c'è stato un cambio modulo, c'è stato questo passaggio di Kutsupias che faceva un po' il pendolo tra il quarto di centrocampo e poi dopo il quinto di difesa, e poi l'abbiamo gestita bene perché
la voglia di tenere due attaccanti, non mi ripeto, ci ha dato la possibilità di stare molto alti. Loro hanno cambiato modulo quando sono passati in svantaggio, erano partiti 3-5-2, poi si sono messi con la difesa a 4, hanno fatto 4-3-3, però Bisoli, cioè, non è certo un allenatore, come dire, offensivista, per cui si è vista la qualità anche sia individuale che collettiva, una squadra che dietro ogni volta che noi andavamo su sembrava che potessimo segnare, quindi è una formazione che Cosenza, secondo me, veramente basta che tu guardi il gol di Donnarumma, è gravissimo. Con Vigorito che fa un paperone. Che poi è raro che noi facciamo gol sui calci piazzati, quindi ci hanno fatto anche... ma l'hai rivisto il gol? È un'esclusiva del Cosenza. E subito dopo Donnarumma sfiora il terzo, lì, perché la prende mai, la prende con il ginocchio anziché con il piede, se non un'altra volta eravamo buggerati in questa maniera. Vabbè, Vigorito, noi parliamo di Annarilli, ha fatto un ballo. Vigorito due papere, perché la prima su Kutsupias, che non fa un tiro che poi non è male come portiere, beh, mo la prima papera mi pare eccessiva, beh, comunque la pigliata, che noi siamo abituati la seconda a giudicare papere queste, allora ormai sono tutte papere. Quando parliamo di Iannarilli in questo, secondo me è fra i tre portieri non più forti della categoria, ma quelli con rendimento migliore. Però a Terni c'è ancora qualcuno che lo discute, perché poi dopo se prende un gol tipo quello che ha preso, aiutami, con la Cremonese di Gaetà, che in effetti lì non è stato sicurissimo. Diciamo che il tiro però è passato in mezzo. Allora, quella è una papera di Iannarilli. Cioè, allora Vigorito, pur di tenere oggi il punto, poi adesso scherzavo, lui non è a questi livelli, però a Terni c'è qualcuno che pur di tenere il punto, di dire che questo portiere, siccome non ha fatto 300 presenze in Serie B, non poteva giocare in Serie B, allora ogni volta che c'è un gol della Ternana va a vedere se è colpa del portiere. Cioè, io veramente tante volte ritengo che il calcio possa essere in alcuni casi una scienza ermetica, perché non è per tutti, secondo me. Allora, perché continuare a criticare Iannarilli quest'anno, dopo quello che è successo, tipo con il Pordenone, che se avessimo perso quella non so come sarebbe andata a finire, è veramente grave. Anche Bandecchi, no, che sembrava uno di quelli che avesse meno fiducia, ha cominciato a lottare. Ma questo è un portiere, ripeto, non è il mio portiere, non è Zamora, non è Yashin, ma è un portiere che in Serie B fa più che la sua figura. Sempre sti paragoni. Cioè, il microfono messo no male di più. Male, vabbè, pazienza. Ma poi lo acciacchi, potresti... Il pettorale che lo mette no, in difficoltà. No, è la pancia, potresti slacciarti... Dopo lo slide, ormai no, perché è un bel... Allora, io volevo... all'altarugo all'incontrario, cari amici di OnTV, no? Se avete seguito la conferenza stampa pre-partita, quella in cui c'era anche Leone stavolta, alla buon'ora, mi viene da dire, a un certo punto Gianni ha chiesto... Su suggerimento tuo. Ha chiesto a che punto stava il rinnovo di Iannarilli, perché noi lo sapevamo da rinnovare, no? Non lo so, io questo non... No, vabbè. Però ci ha chiarito. Ci ha chiarito che c'è il contratto. Pensa, chi è che ti ha chiesto di fare questa domanda? Tu. Ecco, questo è per quando io critico Iannarilli. Mi interessa pure se rinnovo. No, forse tu volevi dire, sarà ora che ci avevamo le scatole. No, sarà ora che lo rinnovo. Però, facciamo una precisazione sul rinnovo di Iannarilli. Dice c'è un altro anno di contratto. Ecco, perché è stato scritto che Iannarilli ha rinnovato. È più preciso dire che Iannarilli aveva il contratto in scadenza 2023. Quindi di fatto non è che ha fatto un rinnovo, ce l'aveva semplicemente fino al 2023. Ecco. Sa che è così come dice Gianni. Va bene. Comunque non è perché il primo ho letto giocatore, alcuni siti hanno non è il primo ruolo da coprire sul mercato, tanto per chiarirlo. Ma secondo voi Leone si è presentato in conferenza stampa a seguito delle nostre esternazioni? Chiaro. Allora gli ho detto al direttore, può darsi perché... Siccome c'è stato questo siparietto che ha portato bene, lo rifarò, no? Ho offerto l'operativo lì, mi sono inventato una cosa al volo. Allora gli ho detto, direttore, ma scappava via, gli ho detto, guarda, fermati, prendi qualcosa. Lui mi ha detto, no, perché devo parlare con un procuratore un giocatore di Serie A. Benissimo. Allora, siccome ha detto che due calciatori, dopo mi ha detto, di Serie A, uno di Serie A, non hanno accettato Terni perché il campo sintetico, diciamo, non era campo d'allenamento così. Ma se ne possiamo fare una parentesi su questo argomento. No, tutto, per carità, io ci posso anche credere. Può darsi pure. Ma lui ha fatto anche due esempi di nomi. Sto adesso o quando? No, all'epoca. Quando quindi non si riferisce adesso? No, non di questi. Sono due cose diverse. Cioè, i giocatori di cui ha parlato che non sono a Terni per sintetico sono giocatori, uno di Serie A e uno di Serie B. Però lui dice, non è il primo caso dei giocatori che mi dicono che sul sintetico... Scusate, voglio dare credito. Per carità, non posso neanche mettermi in dubbio, no? Però io faccio presente, perché siccome noi non veniamo giù dalla montagna con la piena,
che tutte le squadre la montagna con la via, ecco, la via è bellissima. Allora vorrei far presente che quasi tutte le squadre Serie B giocano non sul campo allenamento, ma sul campo sì, diciamo il campo nel quale giocano il campionato, spesso è il sindaco. Quindi che vuoi dire? Che Scheloni ha detto... No, non lo so, però mi pare un po' strano che adesso il sindaco... Fra l'altro, secondo me, allenarsi sul sintetico ha i suoi problemi. Ma guarda che anche allenarsi su un campo in erba che non è perfetto, non è il massimo. Adesso sta storia del sintetico sta diventando una leggenda. Giocano tutti sul sintetico. Guarda che anche San Siro non è sintetico, misto, ma è un misto. Sì. Cioè, adesso che due giocatori non vengano a tennis, perché l'hai visto l'antistadio, non mi pare così messo male, no? No. È sintetico, no, ma non è così. Tanto adesso facciamo Ternanello, per cui il problema è risolto, no? Sì, ma però dico, detto, non mi pare il problema che uno non viene a tennis. Dai, Gigi, comunque, cominciamo a fare le pagine. Senti, però, il fatto che detto, guarda, c'è un appuntamento con un procuratore, vabbè, sta lavorando, evidentemente sta lavorando anche vabbè per la prossima stagione. Vabbè, se ci sarà Lucarelli. Si è imparato dagli errori di quest'anno, che ha movimento a marzo e si è ridotto al 31 agosto. Vabbè. Pagelline. Allora, si comincia con Ian Arilli, a cui io do 7. Perché è prerogativa dei grandi portieri, quando non sono molto impegnati, farsi sì, trovare pronti per l'unica occasione importante. E lui lo è stato. Sono d'accordo. Per cui 7 te. 7. Bene, andiamo avanti. Bogdan. 6 e mezzo. 6 e mezzo. 6 e mezzo. Stato preciso. La partita si confaceva, perché sì, perché poi se ti metti dietro, certo, hanno cominciato a fare tutti i lanci. Lui come Sorensen è uno che soffre un po' quando trova i giocatori che lo prende. Sorensen oggi io 7 e mezzo. 7 via. Secondo tempo monumentale. No, sì, di testa l'ha presa, tutte. Come al solito. Come al solito. Cioè, secondo tempo è stato un momento clamoroso, 10 minuti avrà preso 40. Sorensen contro tutti. Celli 6 e mezzo. 6 e mezzo. Stavo per dare 6 più, però 6 e mezzo. Buona partita. Buona partita, Defendi con l'espressione se piace. Allora, Defendi do 6, 5. Per un semplice motivo, che secondo me a livello di gioco era da 6 e mezzo. Sì. Poi è incappato in questa espulsione, ma l'espulsione è inesistente. Beh, perché se io vi invito a riguardare, secondo me a noi non ce ne perdonano una, Enrico. Questo è il esatto, discorso. Il discorso è questo, perché Defendi dopo allora, subisce fallo, si gira subito in Gagliesco, sì, ecco. Quello non contento di aver fatto fallo gli dà anche una capocciata sullo sterno rialzandosi, non so quanto volontariamente, a quel punto Defendi basta, infatti, fa proprio questo, quello è vero, gli dà una bottarella sulla spalla, e quello si butta giù come se gli avesse dato un gancio Tyson al mento quando è stato colpito. Quindi cioè, è finito in ospedale come Sibilli, quella sì, volta. Sì. No, come no, ha giocato tutta la partita, ma invece c'è un trauma, però caro il mio caso, tornerai in Serie C, così impari a fare queste scene, che poi è anche un buon giocatore, no, ma anche da Serie C. Comunque guarda, un giocatore da Serie C. Il calcio non si può buttare a fare, no, i difendi, è una cosa vergognosa, ma infatti questo no, e tra l'altro io lo sto dicendo, la Ternana non gliene perdonano una, quando io vedo falli molto più gravi contro la Ternana. Io c'era un'espulsione su quella palla gamba tesa su Buzzubi, facevo riferimento alla partita del Vicenza, non lo piglia, vabbè, non lo piglia, ma se lo piglia, se lo prende è rotto sul talare. Comunque la partita con il Vicenza, da Cruz entra su Diachite con le gambe unite e i gomiti. Quella pure l'avremmo persa comunque, magari. Non mi ricordo se era 3-0 o 3-1. Quella è espulsione. Espulsione. Cioè, io non capisco perché a noi non ne perdonano una, che come dicevi bene prima tu, al rigore di regolamento ci può anche stare. Sì, ma però, io dico, però tante volte in un periodo succede, come no? Questo c'è la VAR. Dai, La VAR sul rosso interviene, può da protocollo può intervenire. Gli dici guarda che l'ha sfiorato. Dai, è giallo. Vabbè, ma dopo il rigore che abbiamo preso a Pisa con Paghera, che per proteggere la palla, quello, allora, ragazzi, quello cade a terra. Avanti, ragazzi, 6 e mezzo. 6 e mezzo. Entrato bene. Billy Gigi sta male, c'ha problemi, sta in ospedale ancora. Dice che parla un'altra lingua. Ha cambiato proprio, che parla un'altra lingua. Sibilli del Pisa, non si è più ripreso. Va bene, allora, fine prima parte, vi aspettiamo con la fine delle pagelline nella seconda parte.